la Fiat costruisce il suo primo autocarro nel 1903 ed è tra le prime case europee ad iniziare la fabbricazione in serie di motori diesel. Da allora ha partecipato da protagonista all'evoluzione e allo sviluppo del trasporto su strada e non solo in Europa, con un contributo di ricerche, tecnologia e risorse che si riassume in oltre 2,5 milioni di autocarri e autobus prodotti in 80 anni di attività. Nel corso di questi anni, accanto alla marca Fiat, si è unita la marca OM e via via altre marche, sia italiane che europee, operanti nel settore dei veicoli industriali, permettendo di ricoprire un posto preminente fra i produttori in campo internazionale. Questa evoluzione è culminata nel 1975 con la creazione della Iveco, nata dall'accordo tra la Fiat e la Klöckner Humboldt Deutz di Colonia. La partecipazione azionaria è per l'80% della Fiat e per il 20% della KHD. Oggi l'Iveco riunisce le attività svolte nel settore autocarri e autobus dalle marche Fiat Veicoli Industriali, OM, Lancia Veicoli Speciali in Italia, dall'Unique in Francia e dalla Magirus Deutz in Germania, costituendo un sistema industriale integrato di livello europeo. Il patrimonio di tecnologie e di risorse apportato dalle cinque marche nell'impresa comune ha consentito di realizzare una produzione di elevata qualità, l'ampliamento della gamma dei prodotti, una cresciuta capacità di espansione. L'Iveco conta oggi 50.000 dipendenti, 13 stabilimenti in Italia, Francia e Germania, 4.000 centri per l'assistenza e la manutenzione distribuiti nel mondo. La sua produzione di veicoli industriali, a partire da 3,5 tonnellate in su, è stata, nel 1977, di 109.000 unità, di cui 8.000 autobus. La creazione dell'Iveco ha reso possibile la specializzazione degli stabilimenti per segmenti di prodotto, sia a livello di componenti che di prodotto finito, con conseguenti vantaggi in termini di qualità e di affidabilità dei veicoli. Così la produzione di veicoli stradali pesanti è stata concentrata nello stabilimento Fiat Spa di Torino con 10.000 dipendenti e una superficie coperta di 470.000 metri quadri. Qui si producono anche due famiglie di motori, fra cui il recente motore a 8V da 352 cavalli. Nello stabilimento OM di Brescia è stata invece concentrata la produzione dei veicoli leggeri e anche la produzione dei cambi, degli stampaggi, delle lamiere per le cabine e di una famiglia di motori. Alla Unique di Trapp è stato affidato il montaggio dei veicoli medi. Inaugurato nel 1972, ha una superficie coperta di 150.000 metri quadri ed è uno dei più moderni in Europa.
Germania il più grosso stabilimento è quello Magirus Deutz di Ulm, di recente costruzione. Ha una superficie coperta di oltre 270.000 metri quadri e vi è concentrata la produzione dei veicoli da cantiere, dei veicoli speciali, dei veicoli antincendio. Gli autobus vengono costruiti in due stabilimenti, rispettivamente della Fiat a Cameri, della Magirus Deutz a Mainz. La gamma di veicoli industriali prodotti dall'Iveco è tra le più complete oggi presenti nel panorama mondiale. Sono 250 modelli base e più di 700 versioni di veicoli da 3 tonnellate di peso totale a terra fino ai pesi massimi consentiti. Coprono le più diverse e specifiche esigenze che l'economia moderna richiede all'autotrasporto, sia nelle società più industrializzate, sia nei paesi che stanno operando per lo sviluppo economico e industriale. Sono veicoli leggeri per la distribuzione nelle aree urbane e metropolitane, veicoli medi e pesanti per il trasporto regionale, nazionale e internazionale, mezzi per i servizi municipali, veicoli antincendio, da cantiere e fuoristrada a trazione integrale e normale, autobus urbani, suburbani e interurbani. Iveco è inoltre tra i grandi produttori di motori diesel con una tradizione che risale agli inizi dell'industria motoristica. Oltre che nei veicoli industriali, i motori Iveco vengono utilizzati nei più diversi impieghi, agricoli, industriali, marini. Caratteristica originale della produzione dei veicoli Iveco è l'impiego sia di motori raffreddati ad acqua che di motori raffreddati ad aria. Le attuali gamme Fiat, OM e Unic montano motori raffreddati ad acqua con potenze che vanno dai 72 cavalli ai 352 cavalli DIN, da 53 a 259 kW. La gamma Magirus Deutz monta motori raffreddati ad aria, di produzione Deutz, con potenze che vanno dagli 87 cavalli ai 352 cavalli DIN, da 64 a 259 kW. Questo prodotto è anche il risultato di un notevole impegno condotto dall'Iveco nel campo della ricerca, della progettazione, della sperimentazione e delle prove. Oggi l'Iveco si avvale infatti di impianti fra i più avanzati in questo settore, quali i nuovissimi laboratori di esperienze e il centro di ricerca Fiat dislocati a Torino, le piste e i terreni di prova di Lamandria, Torino, Markbronn, Ulm e Nardò, Lecce, lo stabilimento per i prototipi di Bolzano. Inoltre, i veicoli vengono provati e collaudati con migliaia di prove e percorsi eseguiti nei climi, nelle condizioni e nei paesi più diversi. Con questi prodotti, l'Iveco si è impegnata nei mercati mondiali con una presenza commerciale in oltre 120 paesi dei 5 continenti. Nei paesi extraeuropei, l'Iveco è presente con 24 stabilimenti per la produzione e il montaggio di veicoli industriali anche su licenza. Con queste iniziative, l'Iveco ha adottato un metodo di collaborazione internazionale che non si limita alla fornitura del prodotto finito, ma è disponibile al trasferimento di tecnologia, di know-how, brevetti, fino alla cessione di linee di montaggio. In una parola, prevede la vendita di imprenditorialità ai paesi clienti.
In questa evoluzione degli scambi commerciali sono compresi programmi per la formazione del personale specializzato locale e per l'assistenza tecnica. Condizioni queste atte a favorire il decollo economico dei partners.